Amaya, Connor e Greg decidono di fare un campeggio assieme, ma proprio mentre dormono compare il ninja della notte che li rapisce e li porta da Romeo, li legherà attraverso il suo schizzo appiccicoso. Romeo ha in serbo per loro un piano davvero diabolico, ha preparato per loro delle sfere che faranno perdere a ciascuno di loro i propri poteri. Li farà rinchiudere infatti all'interno di queste sfere dal ninja della notte e poi perderanno per sempre i loro poteri. Ce la faranno Amaya, Connor e Greg a riacquistare i loro poteri? Chiameranno per questo Ben e Holly e mangeranno quindi delle caramelle magiche, ma che hanno un piccolo effetto collaterale. Connor, Greg, lo sapete che era da tantissimo che non facevo un campeggio? Oh sì, anche per me, Amaya! Oh, è davvero bellissimo il campeggio! Prepariamo questa zuppa di fagioli! Oh, ho una fame! Dai, è quasi pronta! Che fame! Fatemi assaggiare! No, 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 no! Squisita! Io direi che è pronta, ragazzi! Oh, bene, e allora mangiamo! Oh, ragazzi, domani ci aspetta una giornata intensa di esplorazione. Che ne dite di andare a dormire? Sì, ottima idea, Connor. Sì, andiamo tutti a dormire. Buonanotte, Maya. Buonanotte, Greg. Io dormirò sulla maca. Oh. Oh, io andrò nella tenda. Finalmente posso attuare il mio piano. Ho già tutto pronto. Su, forza, venite qui. Oh, su, liberali da quello schizzo appiccicoso, forza. Mi raccomando, ninja, stai pronto a bloccarli in ogni momento. Non devono trasformarsi. Assolutamente. Certo, li tengo d'occhio. Molto bene, ora vi spiego il mio piano. Come vedete, qui abbiamo tre sfere. Questa verde, questa fucsia e quella blu. Ognuna di queste sfere ovviamente è dedicata ad ognuno di voi. Ognuno di voi verrà inserito nella propria sfera. E grazie ad un processo chimico questa sfera neutralizzerà tutti i vostri poteri. Cosa? Lo sai che te la faremo pagare, vero? Già, ben detto. Ora fate silenzio. Forza, ninja, inseriscili nelle sfere. Avanti. Oh, ragazzi, sono completamente immobilizzato. Oh no, cosa stai combinando, Romeo? Tocca a te. Oh no, neanche io riesco più a muovermi. Ed ora tocca a te. Oh no, Romeo, lo sai che questa ce la pagherai, vero? Voglio proprio vedere come. Tra poco sarete senza i vostri poteri. Su, ninja, sai che cosa fare? Forza, fammi rotolare un po'. Oh no! Ora te. Forza. Ed ora attiviamo il processo. Rotolate per bene, ragazzi. Perderete tutti i vostri poteri. Può bastare, Romeo? Sì, certo, vai a liberarli. Ormai non possono nuocere più a nessuno. E soprattutto non possono più nuocere ai miei piani. Come sono intelligente. Vi riporto al campeggio. Bye bye, e sono stato fin troppo gentile, vi ho anche liberato dalla sfera. Oh ragazzi, forza, proviamo a trasformarci. Oh no,
io? Chiamare, che ci può aiutare? Oh beh, qui vicino però vivono bene Holly. Oh, è vero, chiamiamo loro. Magari loro faranno qualche incantesimo, insomma conoscono qualcosa, qualcosa che ci ridarà i nostri poteri. Sì, chiamiamoli. Ben, Holly, Ben, Holly, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ben, Holly. Oh ragazzi, cosa succede? Oh, scendiamo Holly. Come mai ci chiamavate? Cos'è successo? Oh, una cosa terribile! Romeo ci ha privato dei nostri poteri! Già, non riusciamo più a trasformarci! Oh no! Così lui è libero di agire indisturbato! Non ha più nessuno a fermarlo! Oh, ma è terribile! Cosa possiamo fare? Ah, conoscete forse qualche incantesimo? Qualcosa per ridarci i nostri poteri? Fatemi pensare! Ehi, Holly! Forse potremmo fare quell'incantesimo che abbiamo usato l'altro giorno. Oh, ma certo! Proprio quello che abbiamo imparato da poco! Sì, beh, ma ragazzi, non preoccupatevi. È davvero facilissimo eseguirlo. Oh, beh, ci fidiamo di voi. Siete la nostra unica speranza. Oh, forza Holly, allora andiamo a preparare queste caramelle magiche. Oh, torniamo subito, ragazzi! Oh, speriamo riescano a darci i nostri poteri. Speriamo davvero, altrimenti Romeo l'avrà vinta per sempre. Oh ragazzi, ecco qua, c'è una caramella per ciascuno di voi, dovete mangiarla tutta, mi raccomando, mangiatela proprio tutta. Oh ma certo, siete pronti a mangiarla ragazzi? Oh sì, forza, avanti, mangiamole. Ben, ma gli hai parlato del piccolo effetto collaterale? Forse me ne sono scordato, ma... meglio così, tanto le devono mangiare. Oh, sì, però forse era meglio avvisarli. Oh, beh, ormai è troppo tardi, le hanno già mangiate. Oh, ragazzi, come vi sentite? Oh, io per nulla bene. Oh, oh, Amaya, Connor, come vi sentite? Oh, ho un terribile mal di stomaco. Oh. Oh. Oh no, anch'io ho un terribile mal di stomaco. Oh, oh, ma Ben, Holly, che cosa ci avete dato? Oh, ragazzi, niente di cui preoccuparsi. Oh, 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 oh no, Greg, hai vomitato. Oh, oh, ragazzi. Avete vomitato? Oh, oh, oh no, anch'io. Oh. Ragazzi, scusatemi, avrei dovuto avvisarvi prima, ma ormai le avevate già mangiate le caramelle. Oh, che cosa ci è successo? È un effetto collaterale dell'incantesimo di queste caramelle. Insomma, per eliminare l'incantesimo precedente bisogna per forza espellere tutto. Oh, oh, ci spiace ragazzi, ma era davvero l'unico modo. Beh, l'importante è che riusciamo a trasformarci di nuovo. Forza, proviamoci. Oh, oh, Gatto Boy. Oh, ci provo anch'io. Oh, oh, Jacko. Oh, ed ora tocca a me. Oh, Buffetta. Oh, grazie Ben, grazie Holly, ce l'avete fatta. Ed ora ragazzi, andiamo a sistemare Romeo. Ben detto, forza, velocità, Gatto Boy. Aspettaci. Oh, oh. Oh, Holly, torniamo a casa. Non vorrei essere nei panni di Romeo. già, l'ha combinata davvero grossa questa volta. Cosa? Ma quelli sono i super pigiamini? Non è possibile. Oh no! Sì, Romeo, siamo proprio noi! Ed ora ce la pagherai! Super Balzo Gatto Boy! Oh no, cosa volete farmi? Fartela pagare, Romeo! Ed ora, Romeo, pronto a farti un bel viaggetto in volo? Oh oh! Adios, Romeo! Oh oh! Oh! Ben gli sta! E allora, super pizza!
fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Yeah! Ed ora lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e per vedere tanti altri giochi cliccate qui. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!